bandiera italiana ancora oggi, quando all'epoca c'erano anche organizzazioni appunto come Ordine Nuovo, la P2, che sembra che stanno in dimenticatoio, che la bandiera italiana è diventata una discarica di tutto quello che non si riesce o non si vuole, se si riesce a venire a capo, si porta la bandiera italiana. Il giallo della scomparsa di Emanuela Orlando. Dopo 25 anni una donna racconta la banda della Magliana di Riccardo, la ragazza fu uccisa. Forse all'inizio erano un po'... Se riesci a venire a capo, si porta la bandiera italiana. Il giallo della scomparsa di Emanuela Orlando. Per cercare delle risposte. È proprio una cosa che non c'entra niente la bandiera italiana. Neanche nelle sue propaggini testaccine, dei pedi, sabbruciati e dintorni. Abbiamo fatto un sacco di cose orrende, gravi, però non credo che qualcuno sia arrivato mai a sequestrare una ragazzina. Maurizio Abbatino, l'ex boss della banda della Magliana, non ha dubbi. Con la scomparsa di Emanuela Orlandi, la sua organizzazione criminale non ha niente a che fare. In realtà la vicenda Orlandi è molto molto più complessa.